Buonasera a tutti ragazzi, come state? Eccoci qua. Tutto Buonasera a tutti, come va? Io bene, tu? tutto bene, dai, a parte il caldo, un po' il Esatto. ventilatore che ci sta alla mia destra, però tutto bene. Eh sì, anche qua Dai. siamo muniti di ventilatore. Allora, benvenuto. Grazie per avermi invitato, prima di tutto. Allora. Ti lascio la presentazione. Ok, io sono, mi chiamo Vincenzo, in arte il Vlasic, sono uno streamer, anche musicista, diciamo. Ho studiato, vabbè, chitarra per tanti anni, tanto da fare anche l'esame al conservatorio, però qui su Twitch porto in generale gaming, parlo un po' di musica anche, calcio, quello che mi pare, tanto che sono stato anche invitato a OCV Sport, spesso e volentieri vado lì come tifoso della Roma, quindi. Ah, sei tipo della Roma. Vabbè, Sì, perché? Quelli io essendo di Roma, cioè, sei anch'io la tifo. dell'altra sponda. L'ho vista anche allo stadio di Roma dal vivo una volta, una partita della Roma. Prima che Totti andasse via, però. Ah, ok, Molto prima che andasse via. vabbè. Quindi, non sapevo che sei Allora, anche non lì è di che lo seguo Roma. tantissimo proprio il calcio, però quel poco che lo seguo, la Roma, diciamo, maggiormente. No, diciamo che cerco di non, cioè, non sono uno di quei tifosi tossici, anche perché, diciamo, come si dice, sono originario della Calabria, quindi non sono romano romano, quindi. Ognuno Roma. segue la squadra che vuole, anche se non è della propria regione, voglio dire. Sì, vabbè, ma c'è gente che. Io ho avuto a che fare con gente che rompe un po' i coglioni, ecco, questa roba, la romanità, tutte queste robe, quando vabbè, poi ci sono le tre sorelle che le tifano tutta Italia, cioè, vabbè. È un po' la grandissima boiata, ecco, Vabbè, che mi è giusto. capitato di avere a che fare. Intendo sia romanisti che laziali, voglio dire, fanno Beh, certi c'è gente discorsi, ecco. che magari, che ne so, di Brescia che tifa la Sampdoria ho visto di tutto e di più, quindi. Ah, ok, questi mi mancavano. No, io ho conosciuto cioè, il mio mod che è praticamente di Salerno e tifa pure lui Roma, cioè, quindi ormai. Vabbè. Conosco gente di appunto miei compaesani che tifano Torino, quindi cioè, E beh, vedi, ognuno c'ha la sua Torino. squadra anche se. Sì, no, non è quello il discorso, ci sono certi discorsi un po' mente chiusa, ecco, Senti un ci sta po'. appunto. Sì. Io direi di iniziare con qualche domanda. Sì, Tu hai detto che sei certo. musicista, quindi Sì. immagino, penso suonerai uno strumento. Sì. Uno e mezzo, dai, diciamo così. Uno e mezzo Anche in che senso? il pianoforte o comunque la Vabbè. tastiera, dai. Diciamo, un pochettino me la cavo anche lì, ecco. Sì. Vabbè, bello il pianoforte, anche se non lo so, forse è difficile per chi inizia magari. Sì, diciamo la parte più difficile del piano è la coordinazione delle due mani, ecco, più che altro. Sì, che ho visto ci sono Specialmente tanti se. tasti, quindi uno magari che No, inizia no, è un po' allora, per quanto spaesato riguarda. forse. No, i tasti non sono un problema, perché comunque sono sempre le sette note e si ripetono, no? Quando tu sei un po'. Ti basta memorizzare solo una parte, ecco, un'ottava, e poi il resto è tutto un copia e incolla, ecco, del resto. Certo. Quindi non hai tanta difficoltà. La difficoltà magari è nei movimenti, nella parte tecnica, ecco, almeno me, perché io comunque ho iniziato con la chitarra, quindi magari alcune cose mi venivano più semplici, anche a livello teorico. Tipo gli accordi, le scale, tutte queste cose. L'unica cosa è che mi mancava solo la manualità tecnica appunto sul piano e la coordinazione ecco, delle due mani, perché il pianoforte è molto complesso, perché tu devi avere una mano che suona una cosa, ovvero gli accordi, o magari fa, non lo so, una contromelodia, e Certo. l'altra che appunto fa la melodia. Quindi è un po' ecco, difficile, Da mentre con la studiare, chitarra già insomma. hai. Sì, è da studiare, però è comunque una roba tecnica, ecco, una cosa che. Con Ciao un po' di Vix, tempo. buonasera. No, Buonasera, buonasera. io sono sincera, io anni fa avevo provato a iniziare però mi ha suonato la chitarra, però poi ho mollato Ok. perché non so. I calli. No, non lo so, Perché. è stata una cosa che è partita così. Perché io No, anche giù a Roma conosco tanti amici che hanno band, che suonano la chitarra, che suonano il basso, la batteria. Quindi poi queste cose c'ho un po' a che fare anche ogni tanto. Quando facevano anche le Come dire, cover vabbè. band andavano a fare i concerti nei locali.
Minchia, pure io ne ho fatti un paio qui a Roma, ecco. Diciamo che forse il problema principale all'inizio, sì, sono i calli, diciamo che, cioè, sulle dita, i popastrelli, ecco. Quelli sono belli tosti, ecco, i primi tempi. Poi, diciamo, dopo una settimana, se ti fai, cioè, se fa un po' di pratica, tipo, non lo so, 15-20 minuti al giorno, Certo. passa come niente. Il problema è quello ostico e il barré all'inizio, cioè, non so a che punto sei arrivata, ecco, con la chitarra tu. Io ero proprio agli inizi, non era neanche un anno praticamente. Ok, quindi il Quindi barré un per paio tu di l'hai fatto. settimane, diciamo. Ah, ok. Quindi diciamo i primi accordi, ecco, Sì, sì, quelli. sì. Ok, vabbè, ma ci sta, perché quando comunque non hai. Cioè, ma magari ti piace solo ascoltarla, ecco, la musica. No, mi piaceva anche Ci sta. l'idea di esinuarla, capito? Però non lo so, ho mollato senza un perché praticamente. Ok, vabbè, ma Anche forse. perché so tante canzoni metal, rock, che dico, cacchio, se mi imposto la chitarra le suonerei volentieri. Però, boh. Beh, tanta roba, ecco, A diciamo. proposito di calli, ho sentito che il basso è peggio. Qualche mio amico mi ha detto che il basso è peggio della chitarra con i calli. Perché sono più dure le Allora, corde. io ho avuto difficoltà, allora, col basso, almeno come chitarrista, è traumatico perché c'hai i tasti molto più grandi. L'unica cosa, quindi magari certi movimenti, ecco, con la mano sinistra ti vengono un po' traumatici, no? Tu sei convinto di fare un movimento che sulla chitarra ti viene facile, e invece sul basso no, non lo so, vai dal tasto primo al tasto 3, appunto, cosa che nella chitarra magari ti esce semplice perché sei abituato, lo fai nel basso, no, non ti esce, vai sul tasto 2, ecco, perché comunque sono più grandi, c'è un problema, ecco. Poi al di là magari del fatto che, come si dice, il basso si può anche suonare con le dita, ecco, anzi principalmente si suona con le dita piuttosto che col plettro, anche se lì pure ci sono varie teorie, ecco. Sì, beh, no, ma è una curiosità mia perché mi hanno detto appunto che era più difficile per le corde appunto dure, faceva un po' più male, diciamo, con le dita quando inizi, Per col quanto riguarda i basso. calli, non ti so dire, perché comunque io ho iniziato la chitarra, quindi, cioè, non l'ho sentita questa cosa. Non ti saprei dire, ecco, per quanto riguarda i calli, ecco, perché è una cosa che comunque sviluppi una volta e poi ce l'hai per tutta la vita, ecco, se fai pratica, ecco. Sì, penso che poi dopo si passa, insomma. Sì, forse gli unici calli che appunto ti danno un po' fastidio sono quelli della mano destra, se suoni con le dita, forse. Quelli sono quelli più tosti. Sì, perché c'è chiuso il Quindi. plettro o fa con le dita, ho visto tante Sì, volte. esatto. C'è chi fa anche tutte e due. In Sì. generale, quelli che ho visto io, li fanno con tutte e due, ecco. Cioè, almeno con quelli col quale ho suonato io, ecco. Dipende dalla canzone. Se fai magari i Tool. Il plettro pure, cioè il plettro è un must. Poi, vabbè, se fai Iron Maiden con le dita, che ti dà un altro suono, tutto lì, ecco. Cioè, comunque ci sono canzoni metal pure che sono difficili da suonare, ho sentito. Di qualche gruppo in particolare qualcuno è difficile da suonare. Non so se No, mi del sbaglio, ma ho basso. sentito. No, no, in generale proprio anche con la chitarra qualcuno è difficile. Eh beh, ce ne stanno un bel po', diciamo, non lo so. Qualcuno so che è tosta da Non lo imparare so, all'inizio. dall'inizio, vabbè, all'inizio, oddio, in Nirvana, cioè, sono metal, no, non sono metal in Nirvana, sono più rock. Io in generale ho iniziato con i Nirvana e con i Black Sabbath, quindi ovviamente erano sporchissimi No, perché io c'era comunque. una band metal che ora non mi viene il nome. Non mi ricordo il nome, però è una band che mi pare che ho capito che è abbastanza conosciuta. Ora non so se in Italia, però è appunto, Allora. c'avevo questi miei amici musicisti che l'ascoltavano, l'avevo scoperta tramite loro, ma ora non mi viene il nome. Però so che loro hanno canzoni difficili, per esempio, da suonare, che sono Vabbè, molto ci stanno i veloci, primi. Allora, veloci diciamo. a livello veloci, vabbè, io ti posso nominare il mio gruppo preferito, Dream Theater, cioè, Sì, beh, li non è conosco. forte. Ecco, quelli sono Avevo un tosti, album di ovviamente. loro. Avevo il CD Io di un ne ho album. un bel paio di loro, cioè, proprio. Quella con la copertina marrone. Oddio, non viene il titolo. È Sins uno dei Follow primi Memory. album, sì. Aspetta, primi album No, marrone. aspetta che te lo dico il nome esatto, perché Aspetta. avevo il CD, ma. Imagine Wars c'è? Cioè, non è marrone, è rossiccio più o meno. Imagine Wars, quello del 92.
Vediamo un po', aspetta. Marone Sims for Memory. Salve, salve a tutti. Allora, eccolo se qua. Una chitarra, se Metropolis Scenes from Memory, sì. Sì, sì, è quello. Sì, avevo quello il CD. Ma era bello, quindi ho detto... quello era un altro... Diciamo che Dream Theater fino a... Ciao, Ido Mafia, ciao, Killer. Comunque aspetta, come si chiama? Vinx. Sì, Vinx sì, fa, sì. Fa un po' battutine le domande, quindi no, vabbè, ma queste sono non le... prenderla male. No, no, questi sono tipi di domanda che mi piacciono. No, non si offende, vai tranquillo, vai tranquillo. Se è proprio da che ci rimetti la chitarra, se la sbatti in testa qualcuno. L'unica cosa è quello, cioè è un peccato per la chitarra, poi è un peccato. Massimo, prendi una chitarra un po' finta, no? Quelle che costano, non lo so, 50 euro, voglio dire. Le... Tipo quelle per bambini piccolini. Anche, tipo, o magari un ukulele, diciamo, per una chitarra. Non lo so, aspetta, con me di sicuro, ok. Annaggia. Qua sono un po' birichini, qua... No, vabbè, ci piacciono così, se no non c'è... Anche c'è se fuoco. Piccolissimo a community sono un po' birichini qua. No, vabbè, ma fanno ridere così, meglio così. A me già oggi mi hanno dato un altro nome. Che senso? Aspetta, un altro nome. Qualcuno mi chiama qua, Lady Vecchietta, oggi Lady Filippi. Filippi, per Maria De Filippi, tipo. Ok. Sì, perché faccio le interviste, mi fanno, adesso si chiamava Lady Maria De Filippi, vabbè. Tipo, dobbiamo fare qualcosa tipo amici, no? Il talent show di Twitch. Mannaggia. Sì? Ma vai. No, sto cercando di farmi venire in mente sto gruppo che tu dici, veloce. Non mi viene il nome, guarda. Ma in caso se me lo ricordo te lo scriverò, dai. Quando li ritrovo. Ok. Non penso siano i Motorhead, però... No, neanche gli Opeth o cose così, no. Okay. No, vabbè, veloci o tipo death metal, roba del genere. Robe così. Ha detto X che quelle importanti preferisco tenerle curate. Vabbè, giusto, dai. Vabbè, quelle sì, ovvio. Dei Pantera. Cosa devo pensare? È uno dei miei gruppi preferiti, cioè... anche uno dei miei chitarristi preferiti, Dimebag, cioè. Ovviamente partiamo dal periodo con Phil Anselmo in poi, che diciamo il sì, beh, inizi album, proprio che... No, i primi tre album sono trash musicale, ecco. Definiamolo un po' così. Anche, cioè, trash nel senso spazzatura, ecco, perché comunque era un genere un po', ecco, sozzo. Non lo so, sì, beh, ma comunque ne hanno fatta di storia anche loro con gli album. A voglia. Dimebag è forse uno dei migliori chitarristi della storia. Sì, no, lui era bravissimo con la chitarra. Porca miseria. Era forte proprio. Cioè, come diceva un mio insegnante di chitarra, c'era proprio la dinamite nelle mani. Cioè, sì, infatti. Era un altro livello, cioè, rispetto ad altri chitarristi, cioè, con tutto... Che magari non lo so, un Petrucci che è uno dei miei preferiti. Petrucci non è quello cosa. Dei Dream Theater, se non erro, sì. Esatto, sì. Ma non ha quella dinamite che c'aveva Dimebag o che c'ha, non lo so, Malmsteen. Non so se qualcuno qui conosce. No, io no, non so, ragazzi, forse se qualcuno lo conosce lo dica, alzi la mano in chat. Ingve. No, io invece non so se conosci, ma penso sicuramente. È uno che suona la chitarra, ma a me mi piace un sacco, Steve Vai. A voglia, un altro c'è. Allora, lui con quella chitarra è un casino, i suoni che fa proprio. Sì, lui è più che altro effettistica, tutte ste robe così. Sì, no, ma... Cioè, a me mi serve... Allora, io volevo andare a vedermi una sua clinic tempo fa, insomma, quando ero più nel mondo, ecco. Studiavo ancora... Qui vicino a Frosinone era una roba del genere. Qua non ci sono andato per altri problemi, perché comunque certo. All'epoca suonavo, quindi era un po' un casino con le tempistiche. Però mi sarebbe piaciuto andarci. Però in compenso ho visto il suo maestro, Gio Satriani, quando era qui a Roma. Quando è stato? O 2018 o 2019, una roba del genere. Con il G3, però, insieme a Petrucci. No, oh, ok.
e Uli John Roth. Cioè, il G3 sarebbe quella specie di gruppo dei virtuosi della chitarra. Cioè, praticamente sono tre chitarristi che fanno un mega concerto, nel senso... Ah, quindi fanno una cosa a gruppo, diciamo. Sì, si prendono ognuno mezz'ora, circa mezz'ora, dove ognuno di loro fa i suoi pezzi, quelli da okay. solista. Gio Satriani, poi c'è Petrucci e poi Uli John Roth. Poi vabbè, si interscambiano e poi alla fine concludono con uno o due pezzi, diciamo, famosi nell'ambiente rock, non lo so, Away Star, tipo mi viene in mente, e fanno una jam insieme. Cioè, questo è il G3. Ok. Quando sono andato io c'era Uli John Roth. In realtà ci doveva essere Phil Collen, che sarebbe il chitarrista dei Def Leppard. Se non mi sbaglio, però per il tour europeo non mi ricordo perché lui non c'era. Hanno preso Uli John Roth, praticamente il Ah, lui chitarrista dei Flipper. non c'era come chitarrista, quindi. Esatto, cioè non c'era per il tour europeo, per alcune date europee.